Mattia arriva, accompagnato dalla madre Anita, che l'ha sempre sostenuto in questi giorni. Siede nella sala del Consiglio Comunale di San Giovanni Lupatoto, dove è stato consigliere prima di rimettersi a dicembre per andare a Gaza. Al suo fianco il sindaco Federico Vantini. Grande la gioia per questo ritorno dopo due notti di carcere in Turchia. Ho fatto due notti in carcere e sono stato catturato sabato notte verso le 8:30 durante una manifestazione, durante uno scontro con la polizia. Sono stato rilasciato lunedì sera, nel pomeriggio, diciamo, quando mi hanno detto ok, te ne vai fuori dal paese però. Ringrazio il console generale, ringrazio Elena e Paola che sono due interpreti, insomma ringrazio veramente tutti perché sono stati lì, ringrazio gli avvocati civili che mi hanno seguito, un avvocato civile, Hummu, che mi ha praticamente seguito dall'inizio fino a ieri sera e mi ha quasi accompagnato, era gentilissimo, non pagato tra l'altro perché è un avvocato civile che lavora per i ragazzi che sono scesi in piazza in questo mese. Fin da piccolo Mattia ha sognato di diventare fotografo di guerra. Esperienze nel volontariato, uno stage in Ecuador, la laurea in cooperazione allo sviluppo. Ha soli 24 anni al suo bagaglio d'esperienza e soprattutto la voglia, anzi il dovere, di raccontare quello che avviene nel mondo, specie dove manca la libertà d'espressione. Ci sono tanti conflitti da seguire in questo periodo, quindi penso che tornerò da qualche parte. Non so dove, perché dipende molto dall'agenzia Lutz Photo Agency per quale lavoro. Sono freelance ma sto iniziando a lavorare per loro seriamente, quindi adesso vediamo come ci si muoverà. Adesso sono serena con la perfetta convinzione che comunque Mattia non smetterà di fare questo lavoro, ovvero questa è la sua passione, quindi quando avrà la possibilità di farlo sicuramente ripartirà di nuovo. E il ruolo della mamma è quello di aspettare che lui ritorni, trattenendo il più possibile le ansie, ma come ho già avuto modo di dire io mi fido molto, lui è una persona responsabile, lo vedete, è un ragazzo molto più maturo della sua età e io sono veramente onorata di essere la sua mamma. Mattia è stato espulso per un anno dalla Turchia e forse non ci tornerà più. È riuscito a salvare le schede delle foto che ha realizzato nei giorni prima di essere fermato dalla polizia. Per il futuro tanto lavoro da fare e un mondo, quello degli invisibili, che aspetta di essere fotografato e conosciuto.